Cominciamo oggi ad addentrarci nel vivo del programma di quest'anno e per farlo facciamo una cosa alternativa. Anziché cominciare col capitolo 1, cominciamo col capitolo 3 del libro. Perché? Perché secondo me è più facile. E cominciamo con gli insiemi. Perché questo? Perché è sempre bene cominciare con la cosa più semplice di tutte. Io ho sentito già parlare degli insiemi magari alle medie, alle elementari, non so. Uno, due, tre, ma bene. Di solito almeno quando io ero piccolino, non so cosa fanno le maestre, ti dicono ai... perdonerete i miei disegni, insomma. Hai tre fiorellini. Benissimo, tre fiorellini. E aggiungi fiorellini o penne o caramelle, quello che sia. Dice, cosa ottieni? Un insieme di cinque fiorellini o caramelle o altro. La maestra in quel momento lì fa un'operazione non banale, fa un'operazione, fa un'astrazione, anche se uso un esempio che tutti possono vedere, e utilizza delle operazioni in modo facilmente intuibile, ma un'operazione che è bene, come dire, perché è bene conoscere bene, perché sono in realtà degli strumenti molto potenti. Quando dice metto insieme tre fiorellini e due fiorellini, fa una operazione su due insiemi. E il numero 3 e il numero 2 e il numero 5 sono dei risultati, non dei punti di partenza. Ora, siccome di solito si costruiscono le case dalle fondamenta e non dal tetto, è bene andare a conoscere le fondamenta. Perché la maestra usa questa tecnica? Un'ottima tecnica. Perché dà per scontato il concetto di insieme. E fa bene a farlo. Perché? Perché l'insieme è un concetto primitivo. Cioè non è riferibile a nient'altro di più semplice. Faccio un esempio. Mi interessa sapere il significato di una parola. Cosa faccio? Vado sul dizionario, sfoglio, trovo la parola. Nella spiegazione ne trovo una, la spiegazione fa riferimento a un'altra che non conosco. Lo vado a cercare anche quella. E così via. Fino a un certo punto arriverò al punto di partenza. Perché il dizionario, almeno non può fare altro, presume che alcune cose siano date per assodate. Alcuni concetti sono primitivi, cioè non posso riferirli a qualcos'altro di più semplice. Un esempio di questo è il concetto di insieme. Posso descriverlo, darne le proprietà, posso dire cosa fa, cosa ci faccio con un insieme, come lo costruisco, ok? E questo lo definisce, non posso fare nient'altro. Tutto chiaro? Posso descriverlo con sinonimi, con parole che ne diano, appellandomi al senso comune, immagini diverse in modo tale che vedendolo da più parti uno afferra quel concetto. Poi in realtà il concetto lo afferrate dopo che capite cosa ci facciamo con l'insieme. Ok? Quindi
Allora, come, che cos'è un insieme? Non è che non posso dire che cos'è. Intendiamo per insieme qualunque raggruppamento, collezione, catalogo, gruppo, anche se in matematica gruppo ha un altro significato, di enti che poi specificherò più avanti. La classe è un insieme di studenti. La scuola è un insieme di persone che hanno diverse funzioni. Okay? Il vostro zaino contiene un insieme di libri, un insieme di quaderni, un insieme di oggetti, una biblioteca, un insieme di libri, o CD, o DVD, o microfilm, quello che sia. D'accordo? Qui però abbiamo bisogno di qualcosa che non ci permetta di avere dei dubbi, quantomeno. Per esempio, uno dice, cioè, sono andato al cinema l'altro giorno, ho visto questo film. Questi sono i film che mi piacciono di più. Questo è un insieme. Per il senso comune sì, in quel discorso anche sì, ma non nel nostro. Il nostro concetto di insieme, il nostro nel senso, nell'ambito della matematica, quello di cui discuteremo, è questo. Un insieme è sì un raggruppamento, una collezione di oggetti, però dei quali puoi decidere in modo oggettivo se un elemento, un ente ne fa parte oppure no. Se io dico i film che mi piacciono di più, questo è un insieme il cui criterio prevede che io faccia la scelta. Comunque faccia qualcun altro, che se fa qualcun altro l'esito è diverso. Posso dire i film che sono usciti nel 2014, questo è oggettivo, questo è un insieme. Quindi nel nostro caso un insieme prevede un criterio oggettivo di appartenenza. Se io dico considero l'insieme delle città più popolose d'Italia, questo non è un insieme, perché non ho un modo oggettivo per stabilire se una città è sufficientemente popolata oppure no. Se invece dico l'insieme delle città d'Italia, cioè che sono all'interno dei confini nazionali e che hanno all'anagrafe più di 1 milione di abitanti, quello sì che è un criterio oggettivo. Da 1.001.000 in su fanno parte dell'insieme, da 1.001.000 in su no. E chiunque può costruire questo insieme ottenendo lo stesso risultato, questo significa oggettivo. Cioè, non dipende da chi esegue l'operazione. Ok? È tutto chiaro? Fatemi un esempio di insieme di questo tipo. I numeri da 1 a 10. I numeri naturali da 1 a 10 formano un insieme di questo tipo. Molto bene. Un altro? I paesi con una superficie superiore a 100.000 abitanti. Paesi che intendi comuni, capoluoghi in comune, no, provincia? No, stati. Ah, nei paesi, nazioni del pianeta, dell'Europa, perfetto, stati europei che abbiano dei militari su una superficie di 100.000 quindi se i libri di cui autore molto bene. Tutto chiaro fin qua. Dopodiché
in matematica c'è bisogno di simboli che riassumano il concetto, un po' come nella lingua c'è bisogno delle parole che descrivono il concetto e che sono tra di loro legate con determinate regole per costruire frasi, cioè per comunicare. Una lingua è uno strumento per comunicare, per dare e ricevere informazioni di qualsivoglia tipo. La matematica ha la stessa esigenza, devo sviluppare un modo per comunicare, per fare delle affermazioni o dare delle descrizioni. Okay? Ci sono delle convenzioni, delle regole stabilite per, tra virgolette, capirci. Okay? Di fatto, gli insiemi sono indicati normalmente da lettere latine maiuscole. Mentre con lettere latine minuscole si indicano gli elementi dell'insieme, ciò che sta dentro, ciò che appartiene all'insieme. La frase l'elemento A appartiene all'insieme A grande, in matematica si rappresenta, si sintetizza con questo simbolo. Si legge elemento A appartiene all'insieme A grande, oppure A piccolo è elemento di A, c'è questa specie di E stirata. Ok? Esempio. In matematica le due barre, una sopra l'altra, indicano l'uguaglianza e, se volete, possono essere lette con il verbo è. V è l'insieme delle vocali dell'alfabeto latino. Ok? Quindi l'espressione U appartiene a V è una frase vera, mentre B appartiene a V è falsa, B non è una vocale. Per negare qualcosa, per dire B non appartiene a V, devo usare una barra trasversale. Questa si legge B non appartiene a B o B non è elemento di B. Chiaro? Andiamo a
se non è lettera del capitolo latino. E vi insieme solo delle vocali. Cosa posso dire di questi due insieme? Prego. Che V è un elemento? È un elemento. No, è un insieme delle vocali. Certo. Come si formalizza questo? Il concetto è corretto. Wow. Questo cosa significa? Significa che V è un insieme, rispetto ad A non è un elemento, però contiene tutti gli elementi che stanno anche in A. Quando ho un insieme di cui elementi, ognuno di loro è elemento anche di un altro insieme, dico che V è tutto contenuto in A o è sotto insieme di A, in senso stretto o in senso proprio, e il singolo è il seguente. E si legge V è contenuto in A in senso proprio o in senso stretto. Tutti gli elementi del primo insieme sono elementi anche del secondo. Ok? Un altro esempio. C è l'insieme degli studenti iscritti alla classe X, quale che sia una importanza. Prendiamo come M l'insieme dei maschi della classe X. F insieme delle femmine. Della stessa classe. Anche qui posso dire qualcosa di molto semplice, a meno che l'ingegneria genetica non intervenga. Ciascuno di questi due insiemi è contenuto in questo, parliamo della stessa classe. Ma che succederebbe se in quella classe ci fossero solo femmine? L'insieme di S sarebbe uguale a C. Certo. Mentre questo non era vero prima, ci sono elementi di A che non fanno parte di B, okay, tutte le consonanti. Quindi invece se la classe può, posso concepire una classe che si è fatta da femmina, o succede, o solo da maschio. Allora, è pur vero che gli elementi di questo insieme sono elementi anche di questo, ma c'è la possibilità che F esaurisca C, che cioè che tutti gli elementi che sono in F siano anche in C e viceversa. Quando questo succede, il simbolo corretto è questo. F è sotto insieme, eventualmente improprio, oppure contenuto in senso ampio, in C. Perché può essere sia che F, per dirla proprio terra terra, a meno elementi di C, pure F ha esattamente gli stessi elementi di C, se la classe è di sole femmine o di sole maschio, lo sarà M sotto insieme eventualmente improprio di C. Okay. Se si verifica il caso che le femmine formano l'intera classe, come indico l'altro insieme, quello dei maschi? È un insieme patologico, d'accordo, però come faccio a indicarlo? Come comunico il fatto che non c'è dentro niente? Poi,
non lo scrivono. Perché? Bisogna comunicare, comunicare, bisogna sì, comunicare sempre comunque. Altra proposta? Mi serve un simbolo nuovo? I matematici sono abilissimi a inventare simboli. Questo significa che le femmine formano tutta la classe, i maschi ciccia, non ce ne sono. La classe fatta solo di femmine, quindi insieme di maschi è, si legge, insieme vuoto, insieme privo di qualsiasi elemento. Attenzione, anche se può sembrare una notazione stupida o banale, non ci sono tipi diversi di insiemi vuoti. Se l'insieme è vuoto di studenti, è anche vuoto di qualsiasi altra cosa. L'insieme vuoto indica nessun elemento, non importa che tipo di elemento. Questo non è proprio banale. Ma ci può essere ad esempio un insieme che comprenda più elementi diversi? Prego? Tipo... Gli studenti sono tutti diversi da di loro. Guai se non fosse così. Però non so se ho capito bene la tua domanda. No, mi rispondo io. Cioè... Non c'è problema. Tutto chiaro? Un chiarimento su questo simbolo. Due insiemi sono uguali se contengono tutti e soli gli stessi elementi. Cioè tutto ciò che appartiene a F appartiene anche a C, tutto ciò che appartiene a C appartiene anche a F. Se differiscono anche solo di un elemento piccolo, 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 niente, non sono più uguali. Okay. In realtà ogni insieme è uguale solo a se stesso in sostanza. È tutto chiaro? Un'altra espressione che incontreremo abbastanza spesso è: dato un insieme A qualsiasi, posso considerare sottoinsiemi, cioè insiemi contenuti in A, che possono essere propri e allora uso questo simbolo, questa è una specie di C, una C un po' stirata, un po' lunga. B è sottoinsieme proprio di A. Quando scrivo questo significa che tutti gli elementi di B sono parte di A, ma non è vero che tutti gli elementi di A sono elementi anche di B. Cioè c'è in A qualcosa che in B non c'è. Oppure possono essere impropri. E gli sottoinsiemi impropri sono due. A stesso e l'insieme vuoto. Abbiamo usato solamente simboli strani, frecce, lettere, delle E stirate, delle C stirate, non c'è un altro modo di mostrare le cose, certo che c'è. Possiamo rappresentare gli insiemi in un altro modo, in realtà in tre modi. Mi spiego meglio. Torniamo all'insieme V delle vocali. Vi ricordate le vocali? A,
posso fare la seguente cosa. Racchiudo gli elementi dell'insieme dentro un ovale. Questo ovale sta a indicare che quello che c'è dentro l'ovale appartiene all'insieme, quello che c'è fuori no. Questa è una rappresentazione grafica dell'insieme. Dovuta a un certo Eulero e al suo amico Ben. Se metto B qua, faccio una cosa corretta o no? Sì. Sì, se la metto qua? No. No. O meglio, se io faccio, se metto dentro la linea verde, B non è più l'insieme delle vocali. Nostra volta. D'accordo? Tutto chiaro? Ma allora posso fare anche così. Tutte le altre lettere. Questo grafico cosa rappresenta? L'alfabeto. Il mio insieme verde di prima è solo questa. Se posso disegnare il contorno dell'insieme A vista dentro il contorno di A, una possibilità, ho un modo per rappresentare il fatto che A è tutto contenuto, e scusate il contrario, il segno delle vocali è tutto contenuto, conduce in senso proprio. Se vale una rappresentazione del genere, significa B è contenuto in A, o A o B sotto insieme proprio di A. Tutto terra a terra, basta fare un cerchietto dentro l'altro. Okay. Grazie. Ancora una cosa volevo dirvi. Direttamente i grafici di prima, se volete possiamo tornare indietro tutte le volte che ci serve. Questo vi ricorda qualcosa? Questo non è una rappresentazione grafica, perché non ho fatto nessun disegno, ma l'insieme V è dato elencando l'uno di seguito all'altro tutti i suoi elementi. Si dice lo descrivo per elencazione, cioè li elenco. E gli elementi dell'insieme vanno racchiusi da parentesi graffe. Perché la parentesi graffa? Perché è più bella. La matematica è pura forma, è
eleganza assoluta, quindi il valore estetico è essenziale, è importantissimo. Ok? Oppure questo vi ricorda qualcosa? La stessa cosa, solo che qui do una proprietà che definisce questi elementi, la proprietà caratteristica. Si può fare insieme con le note in un con questo linguaggio, no? Si può fare tutto quello che si vuole, ci arriveremo senz'altro. Quindi, rappresentazione grafica, globale, elencazione, i elementi dietro l'altro, proprietà caratteristica. Ok? Tutto chiaro? Ma sta per suonare, però ci fermiamo qua. Questa è la campana.